a tutti ragazzi, buon Natale, oggi è il 26 e sono qui per farvi una nuova recensione direttamente da Lego. Quindi, ecco voi, Lego Creator, la Ferrari F40, 14 più, 10.248, 1.158 pezzi, Lego Creator Expert, non da dire, non è un prodotto a caso, abbiamo tutti i counter dei pezzi, la ruota 1-1, poi nel retro della scatola abbiamo tutto il resto, tutte le altre immagini, vedete quanto figa. L'ho montata ieri, mi sono volute circa, facciamo 2-3 orette. Spezzate tra un pasto e l'altro di Natale, diciamo così. Queste sono alcune immagini. Bene, ora vi faccio vedere il manuale di istruzioni. Manuale piuttosto spesso, vedete che spessore, su spessore. E sono le classiche istruzioni. La novità di quest'anno, in questo set, lo step successivo è illuminato con una banda gialla. Non so se si vede bene, però comunque in questo caso sì, magari sul nero si vede. Ok, benissimo. Ora niente, passerò a farvi vedere direttamente il modello e parliamo dei dettagli sul modello. E niente, le solite win che non ho mai visto qualcuno che ha vinto qualcosa. Benissimo, prendiamo la nostra Ferrari. Ecco qua la Ferrari in tutta la sua potenza e magnificenza. Ve la lascio guardare per qualche minuto. Per qualche secondo forse. Vedete? Stupenda. Quanto è dettagliata. È forse uno dei modelli più belli che abbia mai comprato per Lego Creator. Ne vale veramente la pena. Certo, costicchia, però è veramente un set da paura. A proposito di paura, allora, parliamo subito di alcune cose, di pezzi speciali. Per esempio, questo pannello qua, che è l'hanno stampato speciale, è nuovo per questo set. Anche il finestrino, il parabrezza è stampato. Qua, questa è una banda stampata ed è un pezzo fatto apposta. I cerchioni sono ricolorati e hanno un apposito coso da mettere sulle ruote, so, avete voi. Poi vabbè, ci sono adesivi, tutti questi, questo sono adesivi. Tranne questo e questa linea qua, il resto sono tutti adesivi. Vedete i sedili sono molto fighi, le portiere si possono aprire e ovviamente anche le portiere hanno dei dettagli epici. Vedete, tipo, non lo so, è una barra con queste barre che simulano, non so, tipo per tenersi. Vabbè, ovviamente specchietti retrovisori. Dall'altra parte abbiamo il sedile del guidatore. Tanto qui sta ballando un po' tutto. Magari facciamo entrare più luce. Vabbè, comunque questo è un adesivo. E qua sopra, vedete? Ci sono due cose stampate su. Provo a farvele vedere meglio. Ci sono due cose stampate e rappresentano quanti chilometri, quanti giri. Abbiamo i sedili, là in mezzo abbiamo il freno a mano e la leva del cambio, sedili sportivi, cockpit dell'aria, bellissimo. Ora faccio vedere il resto. Allora, da dove iniziare? Iniziamo da davanti. Innanzitutto, davanti si apre il bagagliaio. Dovrebbe essere un cofano, però ha il motore posteriore,
e davanti abbiamo uno scompartimento adesso ve lo faccio vedere da vicino. È per l'appunto uno scompartimento. Quella bianca rappresenta una batteria, quella è una bottiglietta dell'olio, una chiave inglese e ovviamente le ruote con i freni. Questo si apre per mettere una visuale ottimale, vedete? Ok, si riapre e si richiude. Poi richiudiamo la macchina, il cofano, e vedete abbiamo i classici fari della Ferrari F40, i fari quelli a espansione. Sono un po' difficili da tirare fuori, quindi volendo si può aprire il cofano e tirarli su. Una linea molto aggressiva. Veramente molto bella. Benissimo, ora passiamo alla vera star di questa macchina, che è il retro con il nostro motore. Innanzitutto tutto il retro si alza. Tutto il retro si alza. Qui abbiamo un nostro amico bar holder, diciamo così, una barra che permette di tenere su il cofano. Adesso vi faccio vedere un'inquadratura migliore. Ok, vedete, qua abbiamo il motore, si toglie i paraurti, pian piano, si toglie i paraurti. E si può togliere il motore, anche questo pian piano. Vedete? La macchina senza il motore, col motore. Benissimo, ora vediamo il nostro motore. Il motore è la vera star di questa Ferrari. Vedete? Tubo di scappamento, serbatoio, la benzina, radiatore, motore vuoto. Vedete? Quel pistone è fatto dei tubi. I tubi del motore. Portano i tubi di scappamento. Veramente ricco di dettagli. Un ottimo motore. Tra l'altro questo set è pieno di tecniche di costruzione all'avanguardia. Diciamo, per esempio questa. La posso far vedere. Vedete? Ah, ok, questa non si dovrebbe staccare. Ok, ci siamo sul pezzo, vedete? Questo è un fin e questo è montato così, al contrario. Si ricongiunge qua così ed è veramente epico. Benissimo. Ora rimettiamo il nostro motore nella Ferrari, incastrandolo lentamente. E voilà. Bene, poi ci rimettiamo il paraurti, che è a incastro, e chiudiamo pian piano inserendo il nostro. Adesso non si chiude perché l'ho chiuso male, sono stato cretino. Ecco la Ferrari nella sua totale magnificenza. È una vista aerea. Dir quanto epico. Voilà. Ora vi faccio vedere pezzi extra. Come in ogni set che si rispetti, ci sono della Lego dei pezzi extra. Beh, questo non è extra, questo è separatore. Questi due pezzi verdi servivano per alzare la parte posteriore. Questa parte qua, per permettere di mettere le ruote proprio lasciarla a raso col terreno perché è più bassa del resto. E niente, ragazzi, io vi ringrazio per questo video. Buone feste, mi raccomando, state sempre sintonizzati sul canale. Arriveranno meno contenuti, ma i contenuti ve li porterò lo stesso. Qualcosa mi inventerò. E niente, buon Natale a tutti.